Buonasera e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad una nuova puntata di Sport 91 Live. Il campionato è fermo, si giocano le nazionali e per l'uso assolutamente arbitrario che facciamo di questa trasmissione parleremo all'inizio delle nazionali. In mia compagnia come tutti i martedì c'è Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, ben ritrovato. Grazie, buon martedì da parte mia. Ed auguri per ieri, Franci. Grazie mille, giustissimo. Sei invecchiato di un anno, lo possiamo un anno dire. In più, va benissimo, insomma, però va bene, fa parte questo, insomma, del ciclo vitale di ognuno di noi. Come dicevo, analisi della 29esima giornata che arriverà, una giornata particolare perché è il periodo pasquale, ma nonostante tutto c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di proseguire il campionato perché impegni fittissimi, giustamente, è una situazione difficile, lo diciamo sempre qui a Sport 91 Live, un campionato complesso per via della pandemia, è un campionato che comunque deve proseguire perché ci sarà Euro 2021 che rimane Euro 2020 perché giustamente anche come un buon auspicio si è deciso di lasciare la denominazione iniziale, ma nello stesso tempo bisogna pensare a Qatar 2022 che sembrava lontanissimo, invece manca sempre meno. E il cammino della nazionale italiana è partito col piede giusto. Molto molto positivo il cammino della nazionale di Mancini, che sta facendo veramente bene non solo per quanto riguarda i risultati ma soprattutto tantissimi record macinati con questa striscia più che positiva di risultati utili consecutivi, ma soprattutto un approccio alle gare veramente giusto. Si è un po' chiacchierato in settimana anche dagli addetti ai lavori agli allenatori di questa costruzione dal basso, che è un po' il nuovo mantra del calcio moderno e che abbiamo ritrovato anche sì. In nazionale, ovviamente con interpreti giusti, anche questa può essere la chiave perfetta per risalire la china. Una nazionale che si è approcciata già bene ai primi impegni di questa settimana, anzi di questi 10 giorni veramente di fuoco, anche perché il campionato, la Serie A ma un po' tutti i campionati sono nella loro fase cruciale, quindi giocare tante gare in più in questo momento può essere veramente impegnativo, anche perché tantissimi calciatori si sono spostati oltre Europa, in giro per sì. Il mondo, quindi ovviamente sono attenzionati ancora di più, è un toto tamponi ormai, quindi si attende ogni striscia di tamponi, ogni striscia di risultati con particolare attenzione soprattutto da parte dei club di Serie A. Parlavamo però di Mancini, però un ottimo approccio a questo trittico di gare assolutamente importanti, soprattutto per che ha saputo dare un'identità forte alla sua nazionale, nonostante gli interpreti, nonostante qualche defezione di troppo, calciatori fermi anche dai protocolli Covid sì. Piuttosto che dai infortuni, quindi ovviamente una nazionale sempre da ridefinire. Però Mancini è molto bravo ed anche coraggioso, non solo ovviamente per ciò che si vede in campo, ma anche per un turnover abbastanza deciso, nonostante ovviamente siano gare decisive e c'è questo primo posto da blindare sì, ovviamente importante. Ancora con nessuna rete subita, però già dichiarato che nella gara di domani effettuerà questo turnover poiché non ci saranno giocatori che effettueranno così la terza partita, quindi chi ne ha già giocate due non giocherà la terza, quindi rivoluzionerà ancora tutto un'altra volta, però al momento la nazionale vince e convince. Sicuramente è importante il tuo discorso, c'è da analizzare come dire che le prime due squadre affrontate d'Italia e come dire anche la Lituania domani non sono avversari insormontabili, però come dicevi giustamente tu il primo posto è fondamentale perché ricordiamo che soltanto il primo posto si qualifica del gruppo C come di tutti gli altri gruppi, si qualifica direttamente alla fase a gironi del mondiale qatariota. Il principale problema è naturalmente costituito dalla Svizzera, che è una squadra che comunque è particolarmente coriacea, ha ottenuto anch'essa 2 vittorie, insomma una squadra complicata da affrontare, però certamente i valori dell'Italia sono importanti, abbiamo visto una squadra che gioca bene con tanti giocatori di valore e come sempre facciamo quando guardo le partite in compagnia del solito mio estimatore, che è mio fratello, che saluto, ne parlavamo proprio durante la partita con la Bulgaria. A mio avviso l'Italia non parte come favorita per vincere l'Europeo, però davo un rapido sguardo alla rosa e, come dire, cioè, il valore è tanto. Può essere una squadra che magari con qualche partita poi
insomma, lo sai, l'abbiamo visto in tante competizioni, lì sono poche le partite, quindi può uscire anche la sorpresa, insomma, l'Italia può dire la sua. Sì, assolutamente può dire la sua, è anche una nazionale diversa rispetto agli scorsi anni, una nazionale fatta e composta più da un gruppo che dai singoli, ci sono ovviamente spiccate individualità che sanno risolvere anche la partita con un calcio di rigore, con un tiro, certo, dalla distanza, con un assist indovinato, quindi anche questo ovviamente è molto importante, soprattutto in determinate partite come abbiamo visto anche per le scorse con Bulgaria e Irlanda del Nord. Nonostante ciò però io vedo un gruppo compatto, coeso, che si sa divertire, poiché li vediamo anche sui social che si divertono, si prendono in giro, sì, scherzano, quindi nonostante il momento ancora molto delicato per quanto riguarda la pandemia, comunque sanno stare insieme e sanno essere pronti ovviamente ad ogni chiamata di Mancini, e questa è una cosa molto importante, è che giocano da squadra, quindi non sono solo individualisti ma sono anche generosi per i compagni, e lo vediamo molto spesso, e soprattutto poi quando solitamente si convince, non sempre si riesce a ottenere l'intera posta, certo, in palio, invece molto spesso la nazionale, almeno in queste prime uscite di questo 2021, abbiamo visto che sa anche soffrire, sa anche gestire quel momento, quella fase di studio, però alla prima occasione sa essere famelica. Nazionale che sta ottenendo ottimi risultati, lo dicevi nel tuo intervento iniziale, proprio qui mi ricollego un po' a quello che dicevi sul dubbio principale legato a Roberto Mancini. Secondo te i piani alti dovrebbero fare di più o comunque fare un'offerta importante all'ex allenatore dell'Inter per cercare di trattenerlo? Sì, al momento secondo me è la scelta giusta ed è importante, sempre a differenza degli scorsi anni, proseguire con un progetto che possa riportare la nazionale all'auge di un tempo. Certo. Ci sono questi due appuntamenti molto ravvicinati in questi due anni, quindi è importantissimo cercare di non distruggere quanto buono è stato fatto e di proseguire anche con un'idea tattica ben precisa di gioco. E anche questo ovviamente è molto importante, anche perché sempre per gli europei lo scacchiere di convocati da parte di Mancini sembra ormai abbastanza delineato, quindi sì, poi sarebbe un peccato non proseguire anche in futuro su questa lunghezza d'onda, anche perché i calciatori lo seguono, sono tutti soddisfatti, quindi perché non proseguire con questo punto di vista? E soprattutto anche il suo modello di gioco, insomma un 4-3-3 ormai consolidato. Ale, prima di fermarci e passare poi al campionato, due dubbi che mi sono giunti e dunque ti ripropongo. Il primo è la coppia di difesa Chiellini-Bonucci. Io personalmente spero candidamente di essere smentito. Temo un po' nella tenuta fisica, soprattutto con tanti impegni ravvicinati, sì, di Chiellini più di Bonucci. Dubbio numero due ha un nome e un cognome: Nicolò Zaniolo. Esatto, parto dal primo, una coppia di centrali di difesa assolutamente di grande affidabilità, ma che molto probabilmente fanno parte più del passato che del presente e del futuro della nazionale. È difficile al momento trovare su due piedi una coppia, no, certo, di uguale affidabilità, infatti ho sentito anche molti commenti nei post partita di questi giorni proprio sulla difficoltà a trovare proprio un pacchetto difensivo affidabile già nel tempo presente, non solo in futuro, ovviamente anche di prospettiva, perché parliamo in molti casi anche di giocatori abbastanza giovani, certo, comunque al di sotto dei 30 anni ovviamente, quindi che stanno vivendo ora il loro momento di massima maturità, però effettivamente con questi tantissimi impegni, con il campionato che sta vivendo un momento molto molto delicato, il suo momento clou, certo, per la volata, non solo scudetto ovviamente per le squadre, ma in la retrocessione. Sì, in tutte le competizioni ovviamente il dubbio sorge spontaneo. Zaniolo sta recuperando la migliore forma fisica, lo abbiamo visto in allenamento, sì, particolarmente muscoloso anche per quanto riguarda le sue motivazioni, però ovviamente al momento resta una grandissima incognita, quindi bisognerà verificare se effettivamente sia affidabile soprattutto sul lungo periodo, ma resta un calciatore di assoluto talento, quindi secondo me recuperando la migliore forma fisica assolutamente potrà far parte della corazzata di Mancini. Sì, sembra un'idea un po', diciamo,
come avvenne con Totti, con i giustissimi naturalmente paragoni e senza voler scomodare i piani alti della romanità. Da fare. E quindi con l'augurio naturalmente che Zaniolo possa ritornare a essere un giocatore davvero importante, subire quella tipologia di infortunio all'età del centrocampista della Roma è un po' un problema. A differenza di Totti ha dalla sua l'età, sì, perché Totti comunque era più adulto, quindi ha un recupero sicuramente più rapido e ce la sta mettendo tutta, quindi perché no? A proposito di Roma, dovevamo fermarci, ma mi è sopraggiunta l'ultima, non tanto per discorso di polemica, quanto proprio per un dato di fatto. Giocatore sì, giocatore no. A quel punto mi viene da chiederti perché Bernardeschi sì e perché Politano no. Sì, questa è una bellissima domanda, dovremmo girarla comunque a Mancini. Al Napoli sicuramente fa piacere, anche perché dalla settimana reduce dalla nazionale, certo, veramente ci sono dati molto preoccupanti, lo stesso acciacco di Mertens, l'infortunio al dito di Koulibaly, Zielinski a contatto con i positivi Covid, quindi veramente è stata una settimana, se non 10 giorni, molto particolare per i giocatori in giro per il mondo e per l'Europa del Napoli. Però secondo me, facendo un discorso esclusivamente su Politano, nulla da togliere a tutti gli altri nello stesso ruolo, ma il Politano di questa stagione, di questo momento del Napoli, deve essere assolutamente convocato nella nazionale, perché è un giocatore veramente stratosferico, in un grandissimo momento di forma fisica e mentale, che corre a mille, sa essere tecnico, sa essere decisivo sia da fuori area che in area piccola, generoso con i compagni, quindi davvero non mi so spiegare perché non sia stato convocato, forse per un po' di esperienza in meno, un po' di affidabilità in meno, certo, ha lavorato di meno sicuramente con la nazionale, però secondo me avrebbe fatto molto molto bene. Sicuramente sono impegni, come dire, alla portata della nazionale, anche la possibilità di chiamare un giocatore come Politano, e come diceva giustamente Alessia, sta facendo una stagione davvero straordinaria, sarebbe stato importante per lui, ma l'auspicio è che possa continuare su questa falsa riga con una stagione straordinaria, concluderla al meglio con il Napoli e poi pensare naturalmente al sogno europeo, come dire, i sogni sono sempre sogni, ma è legittimo averli. Di lui e del Napoli parleremo, come di tutta la Serie A, dopo il nostro break pubblicitario. Ci fermiamo un attimo, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio dopo la nostra pubblicità in compagnia di Alessia Bartiromo a Sport 91 Live, dopo una parentesi importante e doverosa sulla nazionale. Si torna a pensare al campionato, il Covid Edition del 2021, che sarà caratterizzato da una tutti insieme nella giornata di sabato, il 3 di aprile si inizia, e qui chiedo come sempre alla nostra regia di mandare un attimo la grafica della giornata numero 29, il lunch match che solitamente è della domenica, ma la versione di Pasqua la prevede il sabato, con Milan-Sampdoria alle 15, Atalanta-Udinese, Napoli-Crotone, Benevento-Parma, Sassuolo-Roma, Genoa-Fiorentina, Cagliari-Verona, Lazio-Spezia alle 18, il derby tra Torino e Juventus, e chiude
quello che è il posticipo, l'anticipo posticipo del sabato tra Bologna e Inter. Io solitamente chiedo ad Alessia qual è stata la partita più bella della settimana, adesso ti chiedo quale secondo te sarà la più bella della settimana. Beh, ma si inizia sicuramente bene con questa Milan-Sampdoria che mi attira molto sinceramente, una bella prova di maturità da parte della Sampdoria che l'abbiamo detto già nelle scorse puntate, sta facendo bene, però in quanto a carattere e continuità ci si aspetta qualcosa in più, ovviamente in una posizione di classifica molto tranquilla, però non credo voglia mollare la presa in certo. questo rush finale, e mi aspetto molto ovviamente anche dal Milan con questa rincorsa ovviamente al primo posto, e l'Inter che ha la strada sempre più spianata, Inter che ovviamente viene anche da un periodo complesso per la gestione delle varie positività al Covid, qualche pedina già l'ha recuperata, però credo che il Milan non voglia perdere assolutamente terreno, quindi punterà all'intera posta in palio. Mi piacerebbe vedere ovviamente anche Sassuolo-Roma, che secondo me sarà una gara molto divertente, ovviamente anche mi aspetto tanti gol, magari finisce 0-0. Come spesso accade in queste esatto. situazioni, che partita di pronostico facile. Esatto, mai dire mai, però mi aspetto una grande reazione da parte di entrambe le squadre, anche perché la lotta Champions è più che aperta, quindi la Roma deve fare delle proprie avversarie un sol boccone, ovviamente con un occhio al futuro e anche all'Europa, e poi voglio vedere la reazione del Benevento. Benevento che, anche se ovviamente è un lontano ricordo tra virgolette reduce dalla vittoria contro la Juventus in trasferta, però assolutamente, così come la lotta per l'Europa è molto avvincente, resta molto avvincente anche la lotta per la certo. salvezza, quindi ancora nulla è deciso e serve assolutamente continuità per la squadra di Pippo Inzaghi, quindi credo che al momento debba veramente racimolare punti ed anche prestazioni convincenti. Sicuramente la vittoria di Torino è stata importante per il proseguo della stagione dei campani, e dunque a proposito di Campania introduciamo a questo punto il focus, lo ha fatto Ale, restando però proprio sul Benevento, secondo te è una partita dentro o fuori questa contro il Parma? È una partita molto importante, sì, non me la sento ancora di dire che sia da dentro o fuori. Sicuramente peggio per il Parma, vista sì. la situazione di classifica, piuttosto che il Benevento, insomma. Sì, assolutamente. Sono 10 punti di distanza in classifica, una situazione... Parma ha una situazione molto molto delicata che si trascina ormai già da tempo, ambizioni diverse rispetto all'inizio campionato, con questi problemi psicologici che ripetiamo ad ogni gara, queste rimonte costantemente subite, è come se gli avversari un po' conoscessero poi le problematiche e il tallone d'Achille ovviamente del Parma, e approfittassero ovviamente, come è giusto che sia, certo. di ogni debolezza, però credo sia una partita molto molto delicata, chissà se magari non vogliano farsi troppo del male, anche se il Parma non può permettersi di perdere altro terreno rispetto alla terzultima, quindi ovviamente deve cercare di conquistare l'intera posta in palio, però sì, Benevento comunque con una situazione più tranquilla, considerando le partite che restano, comunque ha tutte le carte in regola per acquisire una salvezza molto più serena. Questo è assolutamente probabile, certamente una situazione, come diceva Ale, più tranquilla, non c'è ancora la matematica dalla parte dei sanniti, però come dire, la vittoria di Torino può aver lasciato ancora, come dire, tanta allegria, tanta carica importante per il proseguo della stagione. Prima di parlare di Napoli presente e Napoli futuro, rapido sguardo anche alla classifica, ferma la giornata numero 28 con l'Inter che è in testa con 65 punti, ma c'è una partita da recuperare contro il Sassuolo, poi Milan 59, Juventus e Atalanta appaiate a 55 punti, poi c'è il Napoli e ci arriveremo tra un attimo nelle zone delicate della classifica, invece il Crotone resta ultimo, una sconfitta alla giornata numero 28, una partita complicata, persa contro il Bologna, poi c'è il Parma a 19, il Cagliari a 22, il Torino a 23, poi ci sono 6 punti che separano il Benevento proprio dalla squadra granata impegnata nel derby, il solito sentitissimo derby contro la Juventus. Eccoci dunque arrivati a parlare del Napoli. Napoli ha una partita sulla carta sicuramente agevole, quella del Maradona
contro il Crotone, si deve continuare, insomma, a inseguire quello che è il sogno Champions League. Sì, ma al Napoli nulla è il precluso al momento, anche perché i passi in avanti della truppa di Gattuso sono stati veramente tanti. Si è lavorato tanto in settimana, ovviamente, con chi è rimasto a Castelvolturno, qualche giorno di riposo in più, ma soprattutto chi non è ancora disponibile, come lo stesso Petagna e Rachmani, hanno lavorato anche quando gli altri hanno riposato, proprio per cercare di recuperare per questa gara contro il Crotone. Gara scontata, ma sono proprio quelle in cui il Napoli spesso in passato e in un passato lo Spezia insegna. Ce l'abbiamo ancora ovviamente ben presente anche nei commenti fatti da noi addetti ai lavori. Quindi sono quelle gare dove il Napoli spesso ha incontrato difficoltà, anche perché ovviamente è stato orfano di tanti nazionali e bisognerà verificare anche il loro stato di forma, certo, quando torneranno, visto che molti ovviamente, compreso gli italiani, stanno ancora giocando in questi giorni, quindi non saranno disponibili prima di giovedì e poi si gioca sabato, quindi veramente si avrà pochissimo tempo per allenarsi. È tutto il discorso della, come dire, dell'essere concentrati in questo particolare periodo, lo abbiamo riportato con la nostra redazione proprio sul sito di Sport 91 Live, insomma ci sono quei giocatori che stanno cercando in tutti i modi di recuperare la miglior forma fisica. Da questo punto di vista Andrea Petagna, come dire, è encomiabile, sta cercando di fare il possibile, sa che per lui soprattutto è una stagione importante, una maglia che ha tanto desiderato e che ha ottenuto, sta facendo il possibile per ritornare, proprio perché giustamente, facendo anche riferimento alle tue parole, più sono i giocatori a disposizione di Gattuso, meglio è la gestione in vista di quello che è il, come dire, il finale di stagione. Sì, un finale importantissimo, anche perché, come dicevo prima, ovviamente è ancora tutto aperto in zona Europa, non solo per quanto riguarda la Champions, la classifica è ancora corta, con varie gare poi anche da recuperare, si dovrà giocare quasi sicuramente Lazio-Torino, quindi la Lazio ha ancora questa chance in più, quindi veramente bisogna stare attentissimi, ogni punto può fare poi la differenza a fine stagione. Per quanto riguarda Petagna, veramente professionista esemplare, possiamo dire, e mi metto anche un po' nei suoi panni, stagione importantissima, chiuso anche da, certo, vari attaccanti, da un modulo di gioco che vedeva comunque Osimhen come punta di diamante, tante defezioni, e nel momento in cui poi avrebbe potuto fare realmente la differenza è venuto meno con questi ripetuti acciacchi, quindi immagino anche la rabbia del giocatore, ma come Francesco permettimi, stesso discorso vale anche per Osimhen, perché, certo, mi rendo anche conto che spesso quando entra in campo nervoso è proprio per la voglia di dare tanto, di fare tanto, di dimostrare che quel super investimento in realtà possa davvero fruttare tanto e fare la differenza in questo momento delicato della stagione del Napoli, e poi effettivamente molto spesso i giocatori avversari tendono a innervosirlo perché capiscono il suo punto debole, sì, e quindi a innervosirlo, a fargli male, perché effettivamente poi gli fanno anche dei brutti falli, cattivelli, possiamo dire, ovviamente agonisticamente parlando, quindi si innervosisce, è giovane, molto giovane, deve saper gestire assolutamente meglio le sue emozioni e tutte le pressioni di una piazza importantissima come può essere quella di Napoli. Certo, sicuramente questo è molto importante. Nel corso del tuo intervento hai fatto riferimento anche alla partita di Lazio e Torino, un flash di oggi, la Corte d'Appello della FIGC ha rigettato, come era anche ampiamente prevedibile, il ricorso della Lazio che voleva il 3-0 a tavolino, invece esattamente come è avvenuto per la partita del 4 ottobre tra Juventus e Napoli. Si dovrà giocare la sfida dell'Olimpico, il Torino è stato bloccato, lo ricordiamo, dall'ASL proprio competente per l'impossibilità a partire, visto il vero e proprio focolaio che si era sviluppato, nonostante la mia propensione laurea in legge, un'altra partita di calcio che si gioca in tribunale, insomma, è tutt'altro che entusiasmante. Si sono velocizzati fortunatamente, almeno anche questo, perché tra un po' il campionato finisce, quindi 2-3 mesi per i primi, certo, gradi non potevano permetterseli, però fortunatamente sta vigendo sempre il buon senso e sta prevalendo la tutela alla salute, che è la cosa più importante. Stessa cosa che appunto si diceva del Napoli, e ti rigiro una domanda. Che... Di tuo fratello, no? No, niente, questa volta abbiamo parlato poco di noi, siamo stati più generali, più sulla nazionale, proprio perché sul futuro proprio azzurro, tu sei dell'idea di mantenere il blocco importante dei giocatori oppure
vendere quelli che sono i nomi caldi e ricostruire la squadra. Insomma, leggendo un po' la stampa nazionale, si parla di nomi anche blasonati, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina, potrebbero lasciare Napoli per fare quella che è veramente una rivoluzione. Io sono per una sana via di mezzo, sinceramente. Che non male credo... non fa male. Esatto, soprattutto in questo caso male non fa. Anche perché bisogna ben capire effettivamente chi abbia voglia ancora di restare e sposare il progetto azzurro. Faccio un esempio, Fabian Ruiz. Sembra abbia palesato la voglia di tornare in Spagna, di giocare comunque in Liga, quindi in quel caso non bisogna replicare l'errore fatto magari con Allan, che si è trattenuto più del dovuto all'ombra del Vesuvio. Si è deprezzato praticamente. Sì, ma anche demotivato, e comunque non è giusto. Quindi nel caso un giocatore voglia iniziare un altro tipo di percorso e non abbia più niente da dare all'azzurro, è giusto che vada via. Discorso diverso per quei calciatori che ormai hanno dato tantissimo alla maglia del Napoli, quale può essere Koulibaly, che ha già da vari anni tantissimo mercato. E io credo che se dovesse arrivare questa maxi offerta, ovviamente da una big d'Europa, non certo, da una big di Serie A, penso che sia arrivato il momento ovviamente di venderlo, perché nel momento giusto per entrambi, anche questa è una cosa molto importante. Stesso discorso si potrebbe fare anche a malincuore per Dries Mertens, anche se penso voglia sposare ancora a lungo il progetto Napoli, e gli altri sono punti interrogativi. La stessa questione portiere è molto molto spinosa, perché sì, a Meret non è andata giù la gestione di quest'anno, soprattutto con l'Europeo e i Mondiali alle porte, visto che poi ovviamente sta seriamente rischiando di avrebbe il ruolo di terzo portiere, lo ricordiamo, insomma. Le possibilità di Meret di giocare titolare sono praticamente nulle, però due portieri sono sicuri, ovvero Donnarumma e Sirigu. C'è il ballottaggio Cragno-Meret, ma come diceva giustamente Alessia, il fatto di non giocare sta rischiando seriamente di perdere anche il posto di terzo portiere. Sì, ma anche psicologicamente ovviamente la fiducia inizia a vacillare, certo, non riesci a giocare, non sei titolare nel tuo club, quindi in un percorso importante poi come quello della nazionale, che come dicevamo prima vuole fare la differenza all'Europeo, ovviamente il Mondiale è ancora più importante, quindi ancora più delicato, è una situazione molto spinosa, quindi bisognerà vedere se poi la dovesse impugnare nel mercato estivo. In quel momento poi ovviamente vendere i due portieri primo e secondo, quindi Ospina e Meret, sarebbe un po' più complicato da gestire da parte del Napoli, non credo lo faccia. Terrei sinceramente, visto che in questa settimana si è parlato praticamente di chiunque, terrei invece Lozano e anche Osimhen, perché ha ancora tanto da dimostrare ed è un investimento importante. Idem Lozano, che è stato fermato da questo infortunio nel suo momento veramente migliore e credo possa fare veramente molto bene al Napoli. E c'è poi da verificare anche il caso Insigne, si parla di questo rinnovo poco chiacchierato che ancora non è giunto, magari se ne parla a fine stagione, però anche in quel caso non riesco a vedere Insigne con un'altra maglia se non quella del Napoli, o magari con un'esperienza all'estero, ma è troppo radicato in azzurro, è troppo radicato a Napoli per cambiare totalmente la sua vita, magari come ha fatto Hamsik. Però fatto sta che è all'alba dei 30 anni, quindi nella sua più totale maturità calcistica e di uomo, quindi bisogna prendere una decisione importante anche per il capitano. Proprio su Insigne diamo alcuni numeri anche giusto per dare, come dire, riferimenti ai nostri telespettatori. Come diceva giustamente Ale, c'è grande affetto, c'è stima, come dire, il capitano vorrebbe naturalmente chiudere la sua carriera, ma non bisogna neanche svegliarsi la mattina e pensare che tutto non funzioni in punto di vista anche prettamente economico. Le richieste del capitano sono importanti, chiede un rinnovo a 4,5 a stagione, il Napoli sarebbe fermo a 3, quindi la distanza c'è, non è poca, ma la distanza c'è. Quello che sicuramente è in dubbio è la comune volontà di entrambe le parti di arrivare ad un accordo che secondo me si troverà, proprio perché Insigne ha fatto tutta la trafila nel Napoli, ne è diventato capitano, il sogno che credo faccia parte di quasi tutti i bambini napoletani che iniziano a giocare a calcio, mentre invece non credo ci sia lui sulla lista dei partenti, però anche in alcuni nomi che ha detto prima Alessia ci vedo invece dei calciatori che potrebbero salutare il progetto. Nella mia quotidiana rassegna che faccio
per passione sui quotidiani esteri, soprattutto Fabio Arruiz a Madrid piace moltissimo perché l'Atletico vorrebbe investire un gran quantitativo di soldi e qui ci arriveremo, ti giro una domanda che secondo me è molto interessante, mentre invece da Liverpool interesse per Koulibaly perché ci sarebbe Ancelotti che sarebbe pronto prima a vendere Jerry Mina e poi a prendere Koulibaly. Ti faccio questa domanda proprio su Fabian Ruiz ed è anche una riflessione che magari si può fare proprio sui nostri amici e colleghi giornalisti. In Spagna stravedono per lui, lo vedono un giocatore straordinario per la Liga, non capiscono le critiche, non capiscono come mai ci sia un tipo di rendimento a Napoli e un tipo di rendimento diverso nella nazionale. E a quel punto tu vedi questa differenza di rendimento e secondo te la stampa italiana è un po' più cattiva, diciamo, e aggressiva da un punto di vista sportivo con i calciatori? Differenza di rendimento palese, possiamo dire, ma non è solo il caso di Fabian Ruiz, ne abbiamo parlato proprio nella scorsa puntata di Prima Serie A con Giovanni e Gennaro in studio. Ci sono tanti di questi casi, un caso analogo è stato anche lo stesso Insigne quando ha giocato in nazionale, al contempo al Napoli c'era Ancelotti, c'era questa differenza di rendimento e anche di ruolo ovviamente, certo, sia con la sua squadra che con la nazionale, e al Napoli in quel momento non stava brillando particolarmente per le richieste dello stesso Ancelotti. Io credo che molte delle prestazioni non particolarmente in luce di Fabian Ruiz siano state anche figlie di una certa confusione tattica di Gattuso, soprattutto a inizio stagione, per quanto riguarda il centrocampo del Napoli. Infatti sono tanti sul banco degli imputati e non, certo, può essere un caso. Lo stesso Zielinski ha trovato una sua dimensione soltanto negli ultimi mesi, possiamo dire, quando Gattuso ha chiarito un po' la sua posizione anche in campo, gli ha dato comunque un ruolo anche più offensivo con le sue grandi capacità anche di aiutare, certo, non solo la mediana ma anche l'attacco. Lobotka e Elmas sono due grandissimi punti interrogativi. Bakayoko vuole tornare assolutamente in Premier al Chelsea, non vuole restare a Napoli anche perché è legato a Gattuso, quindi credo che il problema del centrocampo del Napoli sia stato in primis strutturale e soprattutto in sede di mercato come sia stato strutturato, quindi c'è qualcosa che è sicuramente qualche tassello mancante per far sì che funzionasse al meglio, troppi giocatori che si pestano i piedi, per dirla in maniera semplice. Io sono convinta, ma stesso discorso per Zielinski, che Fabian Ruiz sia un giocatore straordinario, pienamente con d'accordo, un talento però in gran parte inespresso, e penso che, come poi sta succedendo a tantissimi calciatori, e qua dovremmo fare una puntata a parte, che hanno abbandonato e lasciato il Napoli perché venduti, che hanno poi goduto di nuova linfa, sì, e di una carriera sfavillante sia con la propria nazionale che con altri club, io credo proprio che farà molto bene nel caso Fabian all'Atletico e in Spagna in generale. Poi sì, come si fa a dire no all'Atletico, non lo so. No, certo, è un club che ha tanta, come dire, una giusta verve, è una squadra che tira molto, piace molto, e soprattutto nel caso specifico di Fabian Ruiz l'idea di tornare in Liga, come diceva giustamente Alessia, lo affascina molto. Nelle dichiarazioni di routine ha detto che comunque ci sono ancora degli anni di contratto con il Napoli, però insomma sono quei giochi di mercato che ormai si conoscono, giochi di mercato che possono riguardare, qui chiudiamo la parentesi Napoli, anche il futuro della panchina, perché non è passato più di qualche settimana che Gattuso era praticamente certo l'addio. Adesso c'è qualche dubbio in più, il presidente non dico si è ricreduto, però potrebbe valutare, come dire, il prosieguo del connubio, però come dire la strada sembra comunque quella segnata e dunque a fine stagione è possibile l'addio. Sì, decisioni un po' troppo veloci del bene e del male, possiamo dire, anche perché non dovrebbero essere legate per quanto riguarda il futuro soltanto ai risultati, si dovrebbero fare tante valutazioni ovviamente, anche perché non deve essere un alibi per Gattuso, ma l'abbiamo sempre ripetuto, il Napoli ha vissuto tra infortuni, Covid, certo, veramente un periodo molto molto complesso, con pochissimi effettivi, 13 tra titolari e panchina, al massimo 16 in alcune partite persino di Europa, certo, quindi davvero è stato fortemente in difficoltà il Napoli, e con la settimana tipo che ha sempre invocato Gattuso proprio per queste problematiche e questi acciacchi, e soprattutto allenando e con il recupero dei giocatori infortunati, effettivamente
effettivamente si stanno avendo dei risultati nettamente migliori con il Napoli che sta esprimendo la sua idea di gioco, almeno quella più vicina. Fatto sta che secondo me la rottura tra Gattuso e la società è insanabile, c'è una mancanza di fiducia che va ben al di là dei risultati che il Napoli non è riuscito ad ottenere negli scorsi mesi, e quando manca la fiducia niente può essere più risolto o sanato, quindi credo che al momento non ci sia modo di recuperare questo rapporto, e credo anche che Ringhio nel bene e nel male abbia dato comunque il massimo proprio come uomo, come esperienza all'ombra del Vesuvio. E proprio per questo progetto di rinnovamento, poi sia in sede di mercato ma anche come ambizioni del Napoli, è giusto magari ripartire con un'altra guida tecnica che possa dare indicazioni, spero, anche per quanto riguarda i calciatori da acquistare. Si parlava anche di un addio poi di Giuntoli, sì. Vediamo cosa potrà succedere nei prossimi mesi. Sicuramente ne parleremo qui a Sport 91 Live. Chiudiamo come il nostro consueto appuntamento non dico ci impone, ma lo facciamo molto volentieri con la Casertana che doveva essere impegnata a Monopoli. Casertana, diciamo, intanto salvezza raggiunta, primo obiettivo per la compagine di mister Guidi, tutt'altro che scontato, visto che a dicembre la situazione era sportivamente, ma si può dire anche da un punto di vista sanitario, drammatica. È riuscita a risalire, ha ottenuto una salvezza importante, si doveva giocare, come dicevo, contro il Monopoli. La squadra pugliese è stata colpita da un focolaio e il prossimo sabato, anche qui, quando poco prima del Napoli, insomma il Napoli è alle 15, la Casertana poco prima alle 13, quindi un bel pomeriggio di calcio, si affronta il Palermo. Io personalmente pensavo all'inizio della stagione di un posizionamento in classifica tutt'altro che, diciamo, uguale tra virgolette a quello che c'è adesso, e invece le squadre sono lì appaiate, anzi la Casertana ha 2 punti in su sopra rispetto ai rosanero. Sì, intanto Francia ufficiale, devo farmi i capelli rosso-blu. Possiamo, alla fine hai deciso a salvezza acquisita, ovviamente sembra ormai cosa ufficiale, sì, però sì, vediamo sì. Poi come ovviare anche a questa problematica, anche perché al momento fortunatamente i parrucchieri sono chiusi, quindi certo, Non possiamo fare danni. Scherzi a parte, sì, la Casertana non ha giocato contro il Monopoli, notizia che era nell'aria, sì, Poiché già dalla settimana precedente c'era questo focolaio Covid veramente terribile nella rosa dei pugliesi, che ha coinvolto anche lo staff, quindi si pensava ovviamente già a vari rinvii del campionato, anche perché Francesco manca praticamente un mese al termine, certo, Della stagione regolamentare in Serie C, quindi poi si darà il via alla lotteria dei playoff e dei playout, quindi tra turni infrasettimanali e partite del weekend ormai il più possiamo dire che è andato. Risultato importantissimo per la Casertana, che è pronta per questa partita al Pinto, infatti è felice di ritornare in campo. In settimana scorsa possiamo dire, anche la conferenza di Guidi, che ha ufficializzato, sì, Così particolarmente felice il rinnovo di contratto fino al 2023, è arrivato prima della fine della stagione, altro segnale molto importante di continuità. Infatti è quello che è mancato un po' alla Casertana in questi ultimi anni, che ogni anno, riprendendo un po' il discorso che facevamo in precedenza con la nazionale e con le altre big ovviamente di Serie A, ogni anno ha cambiato la maggior parte dei calciatori, lo staff tecnico, la guida tecnica, quindi ha dato un segnale importante di continuità e soprattutto di un progetto che tra stadio, obiettivi e restyling di tutto ciò che pervade il mondo rosso-blu è sicuramente molto ambizioso. Esatto, proprio su questo, un attimo prima della nostra chiusura, volevo chiederti di quanto è importante, secondo te, quanto è veramente concreta e vicina l'operazione nuovo stadio della città, un progetto importante. Sono tantissimi anni che segui la Casertana, quanto secondo te potrà aiutare un progetto del genere a far crescere lo sport, non solo per la Casertana ma proprio lo sport a Caserta?
Sul progetto concreto l'abbiamo chiesto 2 settimane fa proprio qui al sindaco Carlo Marino, quindi non ci ha mentito, ci ha detto che è tutto sotto controllo, si sta andando avanti con l'iter, quindi sembra davvero che questa volta sia la volta giusta. Il progetto, Francia, è molto molto ambizioso. Si parla di un restyling di tutto il quartiere, di tutta la zona, non soltanto di uno stadio che avrà ristoranti, palestre, un asilo per i bambini, quindi veramente tantissimi comfort, e non avrà nulla da invidiare agli stadi, non dico italiani perché molti sono fatiscenti, certo, possiamo dire, ma persino agli stadi europei. È molto importante perché è una piazza fatta da tifosi che veramente danno l'anima, ci mettono il cuore, che seguono ogni giorno e ogni momento la Casertana, ed è davvero una cosa bellissima che ho avuto modo di vedere con i miei occhi e comunque di vivere veramente ogni giorno stando poi qui in città, certo, e conoscendo tante persone. Quindi è una piazza che merita ben altro, merita ambizioni importanti, non soltanto quella salvezza oppure quel playoff giocato, sai, per divertirsi, ma mi merita pare proprio quelle partite da al Pinto tutto esaurito, come le ricordo anche 4-5 anni fa, con una rosa che davvero suda la maglia in campo, ci mette il cuore, e con una grande guida come quella di Mister Guidi, scusami il gioco di parole, non era preventivato. No, sicuramente è importante una progettualità, non solo, come dire, per quanto riguarda la Casertana, ma per pensare di fare le cose in grande, le strutture sono fondamentali. Poi se a questo si aggiunge una guida tecnica sapiente come quella di Mister Guidi, che tra l'altro non a caso ha detto a noi mancano i tifosi, mancano tantissimo in questo momento, è un vero dispiacere, come dire, andare allo stadio a giocare senza gli spalti pieni, è un momento complicato. Speriamo quanto prima di poterne uscire da questa pandemia che ormai ci sta influenzando dallo scorso fine del 2019. Ale, siamo in chiusura, io ti ringrazio come sempre per i tuoi interventi, ti do appuntamento qui a Sport 91 Live per martedì prossimo, ma prima c'è venerdì la tua conduzione di prima Serie A, mentre invece l'appuntamento è con me il giorno di Pasqua con il tavolo della domenica. Ringrazio nuovamente Alessia Bartiromo. Grazie per il suo contributo. Alla settimana prossima. L'appuntamento esatto qui a Sport 91 Live è martedì prossimo alle ore 21:30. Visto che non ci rivedremo, tanti auguri di una serena Pasqua a voi e alle vostre famiglie da parte di tutta la nostra redazione. Grazie nuovamente e arrivederci.